appunto ci porta oggi a porre l'attenzione, anche perché più volte annunciata. Ieri è arrivata un po' una doccia fredda, no? Per chi segue, come dicevo prima, gli appuntamenti o l'appuntamento delle 18 con i numeri, con quel bollettino che il commissario Borrelli ci dà ogni giorno, perché al suo fianco c'era il professor Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha detto una frase precisa, ha detto è improbabile pensare a una fase 2 perché siamo ancora nel pieno della fase 1. Lei cosa ne pensa? Ma penso che sicuramente c'è una curva che sta deflettendo, sta scendendo, però non si è ancora raggiunto quel valore del cosiddetto indice di contagiosità, quel parametro di contagiosità che ci permette di dire che si va verso l'estinzione. Ecco, in Cina questa la si è vista nell'arco di 100 giorni, da noi i provvedimenti sono partiti l'11 di marzo in maniera uniforme per tutto il paese, ma ancora non siamo nella fase di dire si sta spegnendo. Quindi, e poi sappiamo che il virus per sua tendenza circola, questo lo sappiamo anche dalla storia degli altri coronavirus. Senta, proprio su quel parametro di contagiosità, no? Ovviamente in questi casi le domande forse più semplici o quelle che possono sembrare più banali sono però anche quelle da cui ci si aspetta di più. Come mai dopo un mese di lockdown, di persone sostanzialmente, a parte alcuni casi, insomma, però credo che il Paese abbia abbastanza risposto all'appello di stare a casa, quel parametro di contagiosità ancora non scende e oggi alcuni dati, alcuni esperti ci dicono che però probabilmente non scende perché c'è un punto da focalizzare che sono i contagi proprio all'interno delle case e delle famiglie. Abbiamo sbagliato qualcosa in questo senso? Noi intanto, se prendiamo a modello la Cina, non possiamo paragonarci perché le misure che hanno preso i cinesi non sono proponibili da noi, quindi sono state molto più rigide, più severe, anche con sanzioni severissime. Quindi trasferire il modello di Wuhan, Hubei a noi non è possibile. Ecco, per quanto riguarda l'isolamento in casa, direi che non c'è misura migliore per ridurre questo parametro, perché ormai nelle abitazioni convivono due o tre membri di un nucleo familiare, quindi se l'infezione passa da un soggetto all'altro, dipenderà dalla gravità, dalle condizioni cliniche, ma sicuramente la possibilità che il virus si estingua all'interno del nucleo familiare è molto alta. Quindi quello che si deve garantire è che non ci sia pabulum, non ci sia substrato perché il virus si diffonda. Quindi c'è un rischio sicuramente di un passaggio se una persona, diciamo, vivono due coniugi, uno è infetto, l'altro no, che si infetti anche il secondo, ma poi la cosa finisce lì. Quindi questa è la natura del contagio. Lei dice la cosa finisce lì. Oggi ci sono diverse esperienze raccontate da persone che appunto si sono contagiate a vicenda in famiglia, ma che poi appunto nel mentre, no, che questi 20 giorni di incubazione si materializzavano nel Covid-19, loro prima avevano frequentato altre persone e quindi avevano in qualche modo diffuso il contagio. Dal punto di vista dei test, come paese rispetto ad altri paesi, noi siamo ancora indietro? No. Ma io direi di no per quanto riguarda l'analisi, diciamo, sul cosiddetto test al tampone. Mi pare che siamo tra quelli che ne abbiamo fatti di più e soprattutto, anche se, diciamo, questa curva sta scendendo un po' più lentamente oggi, lo dobbiamo al fatto che alcune regioni hanno iniziato a fare indagini, diciamo, massive sulla popolazione più a rischio, soprattutto gli operatori sanitari, gli operatori delle case di ricovero o chi è fuori per un pubblico servizio. Quindi questo può anche essere, diciamo, un bias di selezione. Quindi per quanto riguarda, ecco, i test serologici, anche qui un po' ci si è mossi in maniera singola le varie regioni. Ci sono dei test molto affidabili, per esempio per stabilire qual è la prevalenza e la diffusione del virus, altri che vengono utilizzati, i cosiddetti test rapidi, non hanno queste garanzie di affidabilità, però possono essere utili in alcune circostanze, per esempio nel triage al pronto soccorso per decidere se un caso è positivo, quindi
accelerare alcune procedure. Direi che si sta facendo il possibile, d'altronde anche per quanto riguarda le terapie stiamo usando dei trattamenti compassionevoli che non hanno certo la documentazione di cosiddette sperimentazioni cliniche controllate, quindi l'affidabilità assoluta. Stiamo cercando di fare tutto quanto è possibile e credo nella fase 2, quando si aprirà, bisognerà appunto mettere in atto tutte queste procedure diagnostiche, perché saranno regolate, diciamo, in maniera incrementale a seconda dei casi. Quindi. Senta, e questo andare un po' in ordine sparso delle regioni, lo sottolineava anche lei prima, noi abbiamo visto anche all'inizio di questa vicenda, per esempio, il Veneto immediatamente comportarsi in un certo modo. Oggi vediamo lo stesso Veneto invece avere, diciamo così, un'apertura un pochino più accentuata rispetto ad altre regioni. Ha fatto bene o male, mettiamola così, poi alla complessità del paese? Non posso che dire che lodare la mia regione, il Veneto, ha fatto non bene, ha fatto benissimo, perché disponendo di un sistema territoriale ha affrontato questo problema come si doveva affrontare, cioè un problema di sanità pubblica che andava gestito prevalentemente sul territorio, facendo grande filtro al ricovero ospedaliero, conoscendo tra l'altro la storia dei coronavirus, in particolare della SARS, che questi virus sono virus che si diffondono proprio in ambiente nosocomiale. Quindi direi che oggi il Veneto sta mantenendo una certa attenzione e una certa cautela all'apertura, apertura che avviene ovviamente non certo per deliberazione regionale, ma tanto per istanze rivolte ai prefetti per quanto riguarda le industrie. Quindi un po' di attenzione, perché ovviamente ci rendiamo conto anche qui che la curva sta deflettendo, ma non sta deflettendo in maniera ancora da portarci all'uno o al di sotto di uno. Ecco, per esempio lei ha citato il modello Veneto, il professor Crisanti oggi sulla stampa, che è appunto uno dei massimi esperti, un virologo molto importante e referente sanitario per la regione Veneto, dice: l'Italia non è pronta e per l'appunto faccia come il Veneto per iniziare la fase 2, serve avere più test, tracciare i positivi ed essere in grado di rispondere in fretta ai nuovi focolai. Non c'è un'economia sana in una società malata e la storia della malaria in Italia a ricordarcelo. Quindi lui dice: non siamo pronti ancora. Ma sa, ognuno può dire quello che vuole, quindi noi dobbiamo basarci su dati obiettivi che sono i dati epidemiologici. Quindi quello che normalmente si fa nei paesi dove c'è pragmatismo, un approccio scientifico, prima di certe aperture, una valutazione attenta del rischio-beneficio. Cosa si intende per rischio? Valutazione, diciamo, che quello può essere un rischio per quanto riguarda l'economia, diciamo, di una recessione, se non addirittura di un default, e per quanto riguarda la salute un rischio che il contagio non si estingua e quindi impatti sulla salute in maniera, diciamo, insostenibile, perché ricordiamolo, stiamo privilegiando anche le emergency room, quindi le rianimazioni, non tanto alle lezioni chirurgiche ma proprio a questa epidemia. Quindi per quanto potremo sostenere, per valutare ciò ci dovrà sicuramente essere un giudizio che sia molto pragmatico, molto preciso. E quindi sì, adesso vediamo questa, diciamo, comunità di esperti, sociologi, psicologi, economisti, ecco, io molto numerosa, 17 persone, che poi si relaziona con un comitato tecnico altrettanto numeroso, ecco, direi in altri paesi, diciamo, i numeri sono ridotti e si arriva probabilmente in tempi più rapidi a prendere decisioni. Che è quello che diceva Calenda sostanzialmente prima. Senta, ancora una cosa, perché il ministro Boccia oggi in un'intervista naturalmente fa un'analisi e anche una critica di chi vuole riaprire, che dice lui, dice chi vuole riaprire ne sarà responsabile, e però anche qualcosa per gli scienziati. Gli scienziati ora diano risposte chiare. Chiedo alla comunità scientifica, senza polemica,
di darci certezze inconfutabili e non 3-4 opzioni per ogni tema. Chi ha già avuto il virus lo può riprendere? Non c'è risposta. Lo stesso vale per i test sierologici. Pretendiamo chiarezza, altrimenti non c'è scienza. Noi politici ci prendiamo la responsabilità di decidere, ma gli scienziati devono metterci in condizione di farlo. Non possiamo stare fermi finché non arriva il vaccino. Inconfutabili, dice Boccia. Dovete dare certezze. Però, diciamo così, è anche un po' un controsenso, no? Perché poi quando gli scienziati lavorano per l'appunto su qualcosa, sperimentano qualcosa di mai, no? Avuto, o comunque lo comparano con quello che è più vicino. Guardi, c'è una polifonia di interventi, devo dire anche dai miei colleghi, io non ho mai conosciuto tanti virologi che voi accreditate come tali. Per me un virologo è uno che pubblica su una rivista internazionale di virologia, che coltiva un virus, che sa selezionarlo, che sa studiare i rapporti tra virus e sistema immunitario, che lo tipizza. Ecco, io ne conosco pochi tra quelli che sono intervenuti, qualcuno ne ha citato anche lei. Quindi vorrei dire che se si parlasse un po' meno lo si facesse sulla base dell'evidenza scientifica e anche la comunicazione cosiddetta, i media interpellassero persone che hanno una risonanza internazionale per quanto riguarda la disciplina di cui stiamo parlando. Ecco, quello che voglio dire è, allora, caliamoci nel particolare. Allora, i test serologici, certamente ne esistono di affidabili, e quando sono affidabili? Quando dimostrano sicuramente degli anticorpi che reagiscono con l'antigene, cioè con quella struttura del virus, che è quella responsabile in particolare dell'infettività del virus. Quindi quegli anticorpi neutralizzano l'infezione. Quegli anticorpi sono sicuramente protettivi. Tenga conto poi che esiste un altro assioma, un assunto inconfutabile nella medicina sperimentale, soprattutto in malattie infettive, quando si contrae un'infezione che è nuova. Beh, succede che quando si sviluppano gli anticorpi, questi coincidono con la fase di defervescenza della malattia, quindi calano i sintomi e uno è protetto. Ovviamente per dimostrare la protezione ci vuole uno studio, un test fatto in vitro con il virus e gli anticorpi del paziente. Tenga presente un altro aspetto, che questi anticorpi vengono utilizzati come plasma o come sieroterapia, come si faceva una volta, diciamo, per la difterite, o come si è fatto per Ebola, o come si è fatto per MERS, per SARS, altri due coronavirus, dimostrando che il plasma di pazienti convalescenti proteggeva. Altro aspetto, il vaccino che si sta costruendo non è altro che l'espressione della proteina di superficie contro cui sono diretti questi anticorpi. È vero che necessiterà di validazione, ma allora quello che si sta facendo è che quando si utilizza un test sierologico, lo si utilizza quando si hanno le prove scientifiche, perché sono stati pubblicati i lavori che dimostrano che questi anticorpi sono specifici e sono anche in grado di proteggere dall'infezione virale. Questi test devono essere anche validati da un ente certificatore europeo, come il caso di alcuni test, che ne qualifica, diciamo, l'assoluta, ne garantisce l'assoluta correttezza per quanto riguarda la precisione analitica. E questo è avvenuto per alcuni test. D'altronde non ci siamo mai chiesti se il cosiddetto test al tampone è stato validato e affidabile. Sappiamo che ne esistono di tanti tipi, che amplificano un gene, due geni, tre geni, ma diciamo in questa fase noi abbiamo bisogno di ricorrere a tutto quello che è disponibile, e molto più se quello che è disponibile è anche certificato e non solo alla validazione di pubblicazioni scientifiche, come è il caso dei test serologici che vengono oggi utilizzati in Veneto per studiare che cosa? Uno, la prevalenza dell'infezione, cioè quanto è diffusa, che è un dato fondamentale, altrimenti noi parliamo del 10%, 5% di soggetti contagiati e non possiamo dirlo. Quindi avere un denominatore preciso, uno studio di sieroprevalenza è fondamentale, lo dicono tutti, lo dice Fauci, lo dice l'OMS. Non solo, ma ci possono dare testimonianza di quant'è l'immunità.
quali sono i soggetti che nella spiccabile fase 2 non potevamo inserire al lavoro, ovviamente facendo tutti i controlli, tracciando tutti i contatti, se scopriamo che poi quel soggetto sviluppa l'infezione o ha i sintomi o alberga l'infezione virale. Ecco, direi che quindi l'approccio deve essere il più scientifico e più rigoroso possibile. Esistono le cose che sono documentate scientificamente, quindi di questo si dovrebbe parlare, non di altro. Il resto sono ipotesi, ecco, e invasioni di campo che non spettano sicuramente a chi si occupa di scienza. Grazie professore, perché sono state davvero spiegazioni chiarissime. Dopodiché, siccome sono una ragazza mediamente sveglia, escludendo Crisanti, io ho fatto un altro solo nome, diciamo così, definendo appunto virologo, ma insomma lo abbiamo visto anche ieri accanto a Borrelli dirci per l'appunto che non siamo pronti per la fase 2. Volevo tornare un attimo all'Europa. È un epidemiologo ed è un fior di epidemiologo, certo. Quindi mi permetta, ed è la persona che sicuramente ha più titoli per valutare qual è l'andamento dell'epidemia in questo momento. Perfetto. Torno all'Europa, a Calenda. Calenda.